bisogna innanzitutto fare un cilindro e poi con la mano si sente la, diciamo, la grammatura, poi si fa, si inizia a tagliare, a pesare le palline, che indicativamente sono 200 grammi, e poi si inizia a fare la pirlatura, cioè a creare la forma della, della pallina in questa maniera. Mantra per futuri pizzaioli: non lasciare nulla al caso. E così, dalla forma al peso alla lievitazione, per passare attraverso le materie prime a chilometri zero. Qual è stato il passo più difficile di fare una pizza? Metterla sotto la paletta, perché ti si attacca ed è difficile. Difficoltà e passaggi che i ragazzi tra i 16 e i 22 anni che partecipano al corso dello chef Luca Bonazza imparano passo dopo passo. Il significato di queste iniziative è proprio quella di creare opportunità per i nostri ragazzi che abbiano anche un risvolto pratico e lavorativo. Abbiamo bisogno di una dimensione concreta e di dare anche, diciamo, degli elementi di professionalità. Un boom inaspettato di iscrizioni per il corso gratuito organizzato da Comune di Silea e Cooperativa La S, insieme ad altri come quello per diventare assistente bagnante di prossima attivazione. Siamo riusciti a mettere insieme un po' quella che è una comunità educante, con l'idea di aiutare i ragazzi nel periodo estivo, dove sono meno impegnati, nel cercare di fare un'esperienza pratica che possa da una parte passare dei valori anche sociali ed educativi e dall'altra possa anche aiutarli a trovare un lavoro. E le pizze preparate sono state distribuite presso l'hub vaccinale di Villorba.